Ciao a tutti, sono Isaac29695 e niente, sto facendo questa recensione della CR e la recensione me l'ha consigliata o detta questo personaggio qui, si chiama, io non so leggere il nome, lo leggete voi. Ecco, niente, io non sono arrabbiato con questa persona perché mi ha fatto lavorare, ma non dovete guardare lo schermo perché ogni tanto fa quello che vuole, non guardate lo schermo. Mi raccomando. E niente, no, anzi, sono abbastanza, posso dire, cioè, grazie a questa recensione ho scoperto che il mio computer adesso può registrare con Fraps laggando poco. Ecco, non è, cioè, potrò fare recensioni in HD in poche parole. Il problema dopo è il tempo per caricare le recensioni che non mi piace. Ecco, mi raccomando, non guardate lo schermo perché veramente è un po' strano quello che sta facendo in questo momento. Non vorrei. Ecco, non dobbiamo guardare lo schermo. Che cacchio stai facendo? Come cacchio si spegne sta cosa? Ciao a tutti, sono Isaac29695 e sto facendo questa recensione della CR in HD. Sì, bello. Sì, in HD, appunto, grazie a Fraps e a. Sì, e scusa se. Beh, diciamo che stavo scherzando prima, ecco. Se non si era capito. Comunque, la CR è un'arma abbastanza strana, secondo me, perché c'ha una specie di difetto nelle statistiche che fanno vedere in gioco dicono che è identico all'M416, soltanto che c'ha meno recoil. Ecco, può anche essere che abbia meno recoil, ma questo recoil non è come quello dell'M416, cioè quello dell'M416, se non sbaglio, è verso l'alto e un po' verso destra e sinistra, sì. Questo qui invece può anche essere meno, ma non è verso l'alto, è a caso, ecco, e quindi questo rende la CR più fastidioso, il recoil della CR più fastidioso, ecco. Quindi il recoil è questo. Il danno è abbastanza, credo sia di più dell'M416, non so, io ogni tanto vedo che fa fuori in 4 colpi, 5 cioè a distanze abbastanza alte, ecco. Cioè, quest'arma però non è molto buona da lontano perché appunto il recoil e tutto quanto il resto. Io ci ho messo il mirino comunque. Ah, e ci ho messo anche il caricatore velocizzato. Vabbè, il danno è quello che è abbastanza buono, ecco. Poi la portabilità, ecco. Non sto qui a calcolare con che cacchio è quella cosa là per misurare la velocità. Però diciamo che un po' come tutti gli altri AR, un po'. Sì, va abbastanza veloce, ecco. Abbastanza, sì. Abbastanza pesante. La velocità di sparo. Ecco, sto andando un po' troppo veloce. Sono abituato con le recensioni da 8 minuti. Allora, la portabilità, appunto, è. Ecco, anche questa. Cioè, portabilità, che cacchio sto dicendo? Aiuto! Cervello spappolato. Allora, fire rate. La velocità di sparo, vabbè. È abbastanza alta, sì, diciamo che non so, sì, abbastanza alta, tipo M416, sì, cioè, sì, abbastanza alta, ecco, non so più che sto dicendo, ecco. La precisione, ecco, la precisione è abbastanza, cioè, bassa questa è la precisione di quest'arma, cioè, guardando ad esempio quella del G36, della K47, questa qua è abbastanza bassa. Cioè, anche se ci si abbassa, il mirino al centro non, cioè, rimane sempre con uno spazio vuoto al centro. Cioè, non è precisa abbastanza. Sì, ci ho messo un mirino io perché, appunto, uno per togliere un po' il recoil, che cercare di, non so,
colpire gente da lontano col mirino, anche se non è che sia molto utile il mirino che ho messo io. E non, cioè, se volete mettetelo perché può aiutare un po' da lontano, medie distanze, roba del genere, perché da vicino potete anche non mirare, perché diciamo che, ecco, qui non so che cacchio è successo, è partita, vabbè dai, è partita sulla luna. Vabbè, comunque, ah, un'altra cosa strana, il motivo per cui ho messo il caricatore è perché la ricarica è un po' strana, cioè toglie il caricatore e lo rimette quello nuovo, mette il caricatore nuovo, ecco, senza far nient'altro, ecco. E lì può essere un po' strano perché l'arma non è carica finché non fa nessun altro movimento, cioè finché non è ferma l'arma, non è cioè non è che finché non è ferma, finché non è tornata alla posizione iniziale, non è carica. Ecco, questa cosa mi ha dato fastidio a me, e quindi ci ho messo un caricatore più veloce per ricaricare più veloce, anche se mi ha tolto un bel po' di munizioni, però carica più veloce, ecco. Questo è un momento, lo carica, cioè è più veloce il momento stupido con la. Sì, diciamo. E niente. Ecco, non so se notate, carico molto anche perché appunto sono abituato quando uccido una persona oppure quando sparo tot colpi, ricarico automaticamente, proprio ormai è un'abitudine. Ecco, non so se vedete, ogni volta che ammazzo qualcuno ricarico. Quindi ci ho messo anche il caricatore veloce, così nel caso mi trovo nei casini, cioè faccio sempre kill una persona, ricarico, se mi trovo nei casini almeno ho la ricarica veloce. Ecco, niente, l'ACR. Poi ho notato un'altra cosa dell'ACR che ha altre due versioni in NX, se non sbaglio. Ecco, quelle non sto a parlare, però sono una camuffata e l'altra. Cioè, una, sì, c'ha il. Colorata, ecco, come cacchio si dice, vabbè, e l'altra invece ha un po' di più danno, 3 punti in più di danno, credo, e nient'altro, credo, cioè NX raro, cioè che si trova nelle casse, vabbè, vediamo qualcos'altro della CR. Costa 950 GP, appunto. Al giorno 4655 GP alla settimana e a chi interessa 18525 GP per 30 giorni e l'ho visto a dire quello da 90 giorni che sono precisamente 51.300, ecco l'ho detto. Vabbè, si sblocca adesso non so a che livello è, però dove lo vedrete in gioco, ecco, c'ha 30 munizioni nel caricatore e invece col caricatore modificato che ho io, quello che ricarica più veloce, ne ha 24. Ecco, vediamo, l'ACR proprio non. L'unica cosa, l'unico problema dell'ACR appunto è la precisione che non è il massimo proprio. Se fosse un po' più precisa e avesse quel recoil solo verso l'alto, sarebbe molto meglio dell'M416. Mentre ce l'ha sparso il recoil. Ecco, magari questa qua è un po' più con quest'arma, visto che credo abbia più danno dell'M416. Poco, sì, poco, ma credo ne abbia. Ecco, è un'arma adatta a fare. A sparare cioè sparare a colpi, cioè sparare brevi raffiche, ecco, non proprio sparare così bah, tipo Rambo, ma sparare brevi raffiche da 3, 2, un colpo, ecco, così, però è abbastanza difficile da usare appunto per sto problema del recoil. Ecco, adesso vi faccio vedere una cosa che ho visto, credo sia un hacker. Ecco, guardate, ero qui in Sector 25 e intanto si mette a fare il surfista su un muro, ecco, poi salta, mi viene addosso e non mi spara. Ecco, la cosa strana, perché non mi spari, scusa? Cioè, a chi mira? Mira a quella là che
nessuno l'ha vista, cioè stranamente era più vicino a me, poi automaticamente mira a me, cioè non ha senso, ecco, cioè uno che prima mira a una persona e subito dopo, senza averla uccisa, mira a me, sinceramente non è molto normale, ecco, quindi chat, pensaci tu. Appunto, qui sto facendo ultra con l'ACR in on spyount. Ecco, qui voglio far notare una cosa, che questo è un 95, cioè da 100 HP a 95 HP e 0 HP sono circa 100 e qualcosa, cioè scusa, che arma è che toglie circa 100? Vabbè, comunque l'ACR è un R, che culo. Danno 6, perché non è proprio il massimo, però è abbastanza altino anche questo. Precisione non molta, però abbastanza alta anche questa, perché è un R, appunto, cosa volete. Firerate alto, abbastanza alto. Recoil non molto alto, ecco. Ecco, però ha quel problema del recoil sparso, ecco, non alto, non verso l'alto, ecco, come l'M416. Niente, la massima combo che ho fatto è un Ultra Kill, quindi il totale è 65%. Se volete potete provarla, costa soltanto 950 GP al giorno. E niente, la prossima arma che recensirò sarà l'M416 con una recensione, appunto, la prossima, la tredicesima. E niente, detto questo, ci vediamo tra poco con la seconda parte della recensione. Bene, eccoci alla seconda parte della recensione. Allora, qui vi dirò cosa hanno aggiunto, tra virgolette, appunto nell'aggiornamento del 27777777. Vabbè, chi se ne frega di questa data, ecco, che è scritta anche in grande. Hanno aggiunto, oppure hanno rimesso, perché appunto l'evento si chiama Flashback, perché c'erano già queste casse, e io me le ricordo benissimo, erano molto meglio. Allora, le hanno aggiunte, queste casse erano alcune in GP, alcune in NAX, le hanno aggiunte tutte in NAX, guarda che belle! Allora, queste casse sono state sostituite da questa cassina qua bellissima e la sua compagna, che sono veramente delle cagate uniche, perché mettere in una cassa una quarantina di armi, cioè, vabbè, di sicuro sono meglio queste casse, perché ogni cassa puoi trovare 3-4 armi, no 40 come quella là sotto. Vabbè, poi è anche sconveniente perché le hanno rimesse tutte quante in NX e in alcune casse trovi armi in GP. Buonanotte, ecco. E niente, hanno riaggiunto queste cose a tempo addirittura, perché una settimana, al 2 le tolgono. Cioè, ma che senso ha fare un aggiornamento per riaggiungere delle cose e toglierle dopo una settimana? Ecco, se le tenevano magari allora sarei stato un po' più felice, ma adesso veramente fa cacare. Ecco, poi il prossimo aggiornamento, spero aggiungeranno diciamo, aumenteranno l'esperienza e i GP che daranno le partite di questa modalità. Ecco, si vedono, è abbastanza chiara la tabella, ecco, a parte questi brutti segni che sto brutto. Ah, vabbè. Niente, ok. E poi aggiungeranno queste cose in GP, cioè sono in NX e le mettono in GP, ecco, forse perché sono poche prese, ma non credo, però sì, alcune sì, sono prese veramente poco, ad esempio questo coso qua che voglio provare, ecco, voglio provare, i mercenari metteranno in GP e il Shapka, varie robe, ecco, che voglio provare. Ecco, queste cose sono prese dall'Annexon americano, cioè Combat Arms americano, e lì le stanno mettendo. Ecco, non le hanno ancora messe, però dovrebbero metterle 2 settimane dopo. Cioè, in poche parole, nell'europeo siamo indietro di 2 settimane circa, credo. Vabbè, e niente, queste cose le metteranno tra qualche settimana, forse, perché queste cose sono prese dall'americano. Non so se l'europeo farà la stessa cosa dell'americano, però non trovo differenze così alte tra Combat Arms europeo e Combat Arms americano, quindi credo che le aggiungeranno anche da noi. Ecco, sarà un 50% di possibilità, ecco. Però se le aggiungono sarebbe una bella cosa. Vabbè, detto questo, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, alla prossima.